Ciao a tutti e tutte, sono qui a presentarvi questa proposta di legge che tratta il problema dei furti di biciclette. Come molti sanno, uno dei limiti dell'uso della bicicletta è che fa molta gola ai ladri. Al giorno d'oggi, infatti, questo reato è uno di quelli più in crescita nel nostro paese e per combatterlo ci siamo resi conto che dobbiamo dare uno strumento in più alle forze dell'ordine. Per questo, dopo aver parlato con produttori e venditori di biciclette, associazioni, forze di polizia e aziende che producono sistemi di antifurto per biciclette, siamo arrivati a scrivere questa legge, che si ispira ad un'altra legge già in vigore per identificare i cani e i gatti, ovvero il microchip RFID. Questo sistema, che viene già usato in diversi ambiti come antifurti per abiti nei negozi o per gestione di grandi magazzini, riteniamo essere il miglior sistema per il contrasto al furto di biciclette. È una legge che entra nel dettaglio di molte questioni tecniche e per spiegarvela meglio siamo andati a parlare con chi, nel proprio piccolo, questo sistema lo ha già sperimentato. Il video che vedrete vi spiega nel dettaglio come funzionerebbe il sistema dei microchip RFID una volta installato su una bicicletta normale. Buona visione e dateci i vostri suggerimenti. Questo microchip sotto vernice, stiamo parlando di uno spessore di quanti millimetri? Ah, qualche micron. Qualche micron, certo. E ha un costo, diciamo, di circa di 0,50 centesimi. Perfetto, quindi 0,50 centesimi il microchip. Sono molto economici come sistemi. Perfetto. Con questo sistema possiamo anche evitare di metterlo all'interno, quindi lo stendiamo tutti a questa altezza. Addirittura per quello che costa io gli avevo detto di metterne uno di qui e uno di là in modo che lo prendi per forza, quindi quando è sotto vernice e messo sopra, innanzitutto nessuno sa dov'è e sa che è lì e poi non puoi toglierlo. Perché per toglierlo cosa dovrebbero fare? Bisogna grattare tutto il telaio della bicicletta e riverniciarlo. Però quando è riverniciato e non c'è un identificativo, vuol dire che la bicicletta è stata comunque manomessa. Questo è un lettore RFID di lunga distanza. Sì, questo si chiama long distance perché prende le biciclette che passano a una distanza di 20 metri. Quindi si formano dei cancelli, si chiamano, di passaggio, che potrebbe essere una strada o qualsiasi entrata, qualsiasi varco. E lui controlla praticamente i passaggi di tutte le biciclette. Quindi se un domani tutte le biciclette usufruissero di questa tecnologia, di questo tipo di identificativo unico nazionale, sarebbero le forze di polizia che avrebbero la capacità di riuscire a rilevare una bicicletta rubata nel momento in cui, con un lettore a lunga distanza come quello che abbiamo appena visto, venisse segnalata che il chip è quindi la bicicletta è stato rubato.